Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, adesso va un video che vi è utilissimo. Molti di voi ovviamente hanno riscontrato a volte problemi con i progetti Excel per quello che riguarda l'attivazione delle macro. Ci sono dei passaggi di impostazione da effettuare, più o meno semplici, ma che diventano fondamentali. Una volta effettuati questi passaggi, noterete nel video che viene che qualsiasi progetto futuro di scommesse matematiche in Excel o di qualsiasi altra cosa che avesse delle macro, voi lo andate a risolvere con estrema facilità. Avrete due modi in questo video per risolvere il problema: uno diretto sul singolo file, la seconda metodica risolve creando una cartella apposita, una normale directory apposita sul desktop. Tutto quello che finirà in questa cartella automaticamente sarà avallato dal nostro Office, quindi da Excel, e quindi le macro andranno in lettura automatica. La cosa bella è che avevamo riscontrato questo problema anche in fase amministrativa. Avevo spiegato ai ragazzi come risolvere il problema. Poi Ivan, che lo ha capito perfettamente, gli chiesi io cortesemente ai suoi colleghi di sviluppare un video didattico di spiegazioni tecniche su come risolvere appunto il problema e far sì che queste macro vengano automaticamente lette da Excel. E ha fatto un video che mi è piaciuto talmente tanto che ve lo ripropongo così com'è, con la voce di Ivan e con la spiegazione di Ivan. Sono delle semplici slide. Se seguite i passaggi risolvete il problema, e vi dico di più, fatelo a prescindere. Prendete i progetti di scommesse matematiche, ok, e inseriteli all'interno di una cartella apposita, come vi spiegherà Ivan. A quel punto non ci saranno mai problemi di lettura. I prossimi file che prenderete, gratuiti, a pagamento, chi che sia, e li andrete a salvare direttamente in questa cartella che sarà stata settata in un certo modo, e automaticamente potrete beneficiare al 100% della performance del singolo Excel. Ok, vi lascio al video di Ivan. Perfetto, a mio dire. Perfetto. Saluto a tutti ragazzi, ben trovati. Ho fatto questo video, come mi ha chiesto Max, per condividere con voi i metodi che generalmente uso quando riscontro dei problemi con le macro sui fogli Excel. In questo caso era il restart dall'anti-martingala. Sto usando un supporto di alcuni screenshot perché aprendo e chiudendo Excel mi si interrompe di continuo la registrazione, giusto per comodità. Allora, scaricato il file, una volta aperto il foglio, presenta un primo avviso, visualizzazione protetta. File provenienti da internet possono contenere virus. Fatto tutto il processo con l'antivirus, abilitiamo la modifica. Appare un secondo avviso di sicurezza, le macro sono state disabilitate, clicco abilita contenuto, però cliccandoci sopra appare un altro avviso, un rischio per la sicurezza, Microsoft ha bloccato l'esecuzione della macro perché l'origine del file non è attendibile. Infatti se noi andiamo a riempire i campi e andiamo a ripulirli con restart, apparirà impossibile eseguire la macro, un messaggio d'errore perché o le macro non sono disponibili o sono disattivate. Quindi chiudo la finestra d'errore, vado sulla voce file, clicco sopra file e vado ad individuare nella home page in quale posizione è salvato questo file. In questo caso il file anti-martingale, inversamente proporzionale Excel, è salvato su download Telegram desktop. Ora, tramite strumento Esplora File presente sul computer, vado a trovare questa posizione, download, clicco sopra, scorro fino a quando trovo Telegram Desktop, clicco sopra Telegram Desktop. Si apre la finestra contenente tutti i file presenti all'interno della cartella Telegram e scorro fino a quando trovo quello di mio interesse, in questo caso l'anti-martingala, inversamente proporzionale Excel. Una volta trovata con il tasto destro del mouse,
clicco sopra e si apre questa finestra. Di default il generale generalmente è in prima schermata, se così non fosse lo cerchiamo nel menu e scorriamo fino a quando troviamo sicurezza, che si dice il file proviene da un altro computer. Per facilitare la protezione del computer potrebbe essere bloccato, quindi noi andiamo ad annullare il blocco spuntando la casella vicino alla voce che è riportata, in questo caso annulla blocco, comunque qualsiasi dicitura sia riconducibile all'azione dello sblocco di questa funzione. Spuntato annulla blocco, si attiverà la voce applica, noi andremo a cliccare applica, quindi applichiamo il comando e successivamente diamo l'ok. Fatto questo andiamo su Excel, lo chiudiamo nel caso non l'avessimo chiuso prima e lo riapriamo, apriamo il file e a questo punto, avendo tolto il blocco, le macro dovrebbero funzionare regolarmente. E questo è il primo metodo che uso solitamente, anche il primo perché è un po' più sbrigativo. In successivo invece vado a cambiare la posizione. Infatti generalmente prima faccio questo e in un secondo momento cambio posizione, me ne raccolgo tutti nello stesso posto. Ecco. Comunque, per fare il secondo metodo, per comodità ho utilizzato il desktop, però sconsiglio di salvare tante cose sul desktop perché rallenta il PC. Quindi ho creato una nuova cartella, scusate, nominata foglio. Una volta creata e nominata, con il tasto destro del mouse ci sono andato sopra, ci ho cliccato, si è aperta la tendina, ho cercato la voce proprietà, ho cliccato sopra proprietà, si apre questa finestra, anche in questo caso dobbiamo cercare la voce generale, se non è, è presente di default, è presente tra le altre voci del menu, la selezioniamo. E in questa finestra a noi interessa il percorso. Una volta che l'abbiamo individuato tra i vari dati presenti, andiamo semplicemente ad incollarlo con il mouse. Incollato il percorso, torniamo sulla nostra home di Excel. Home di Excel, dove dobbiamo trovare le opzioni. Se non sono presenti nel menu a prima vista, andiamo su altro, ci clicchiamo sopra, si aprirà un sottomenu con presenza della voce feedback ed opzioni. Clicchiamo su opzioni. Ci ridarà questa schermata dove andremo a trovare il centro protezione, che ci riporterà ad impostazioni centro protezione. Clicchiamo sopra impostazioni centro protezione. Si aprirà questa schermata, noi cerchiamo le posizioni attendibili. Posizioni attendibili ci restituirà un elenco di posizioni attualmente presenti nel nostro sistema, nel nostro computer. Scorriamo in basso e cerchiamo aggiungi nuova posizione. Una volta che abbiamo trovata, ci clicchiamo sopra. Si apre questa finestra che contiene dei dati che a noi non interessano, li cancelliamo, non succede niente, e andiamo ad incollare quello che abbiamo appena copiato sul desktop, ovvero sia il percorso della cartella che abbiamo appositamente creato sul desktop per questo file. Una volta copiato il percorso, diamo l'ok, chiudiamo. Come potete vedere adesso sulle posizioni attendibili presenti all'interno nostro computer è presente anche la C user e utente desktop, che se ricordate prima questa posizione non era presente. Ok, fatto questo abbiamo dato tutti gli ok del caso, chiudiamo la finestra, torniamo nel nostro file Excel, selezioniamo la voce file, ci clicchiamo sopra. Andiamo su salva con nome, avvalendoci dello strumento sfoglia, andiamo a trovare la posizione nuova che abbiamo creato, la nuova cartella che abbiamo creato sul desktop, quindi cliccheremo desktop, si aprirà la schermata dove troveremo la nostra cartella foglio che abbiamo creato poco fa, clicchiamo sopra.
Aprirà questa schermata. Arrivati a questo punto, io vi consiglio di, se non rinominare, comunque rendere riconoscibile il secondo file, perché il primo rimarrà, quello che abbiamo scaricato, rimarrà salvato in una posizione. Questo andremo a salvare in un'altra posizione. Dopo ci ritroviamo con due file che hanno lo stesso nome. Allora, generalmente metto un numero, un simbolo, comunque qualcosa che mi vada ad indicare qual è il secondo file che ho scaricato. Dimenticavo una cosa importantissima: prima di salvare il foglio, nella nuova cartella che abbiamo creato, dobbiamo assicurarci che sulla voce salva, con nome sia presente la dicitura cartella di lavoro con attivazione macro di Excel. Se questa dicitura non è presente, dobbiamo andare sul menu a tendina, la cerchiamo, una volta che l'abbiamo trovata la selezioniamo, dopodiché salviamo il foglio, altrimenti le macro non funzionano. Fatto questo, clicco sopra alla cartella che abbiamo creato, quindi foglio, e salvo. Una volta che ho salvato, chiudo, esco, chiudo Excel, riapro Excel e come vi dicevo troveremo ora due file, uno che è il primo che abbiamo scaricato, download Telegram Desktop, che andrà eliminato, e il secondo che abbiamo salvato in una cartella che abbiamo creato, aperto appositamente, e messa sulle posizioni attendibili. Ora, aprendo il file e abilitando le macro, dovrebbero funzionare. Ora che avete creato una cartella che ha una provenienza sicura, potete usare anche per i futuri download, se volete raggrupparvi qualcosa là, la bisogna cambiare altre impostazioni, però avete già una cartella pronta che vi può essere utile per risolvere eventuali inghippi che comunque ogni tanto succedono, ma è normale. Ok, grazie ragazzi, spero vi sia stato utile. Un saluto a tutti.